Per entrare subito nel cuore del discorso, avendo un tema così vasto, mi sono domandato come organizzarlo, quale falsariga seguire. E mi è venuto in mente che un grande filosofo, ma anche psichiatra tedesco, Jaspers, aveva detto che le filosofie si possono attribuire a due grandi famiglie: ci sono i filosofi della necessità e i filosofi della libertà, cioè quei filosofi che pongono come parola ultima o parola fondante la necessità, cioè la ineluttabilità. E i filosofi che invece aprono quadri e spiragli di libertà. E allora ho pensato che anche in riferimento alle riflessioni sulla guerra, in effetti nel panorama della filosofia occidentale troviamo questo duplice versante, questo duplice sguardo. Da una parte vi sono quei pensatori che parlando della guerra in definitiva, ne sottolineano la ineluttabilità e quindi in qualche modo considerano la guerra come qualcosa di inscritto in un quadro di necessità. E potremmo, ecco, considerare diverse varianti. Si può pensare che la guerra appartenga ad una necessità addirittura cosmica, cioè che sia una realtà che non è proprio solo della condizione umana, ma che sia una realtà intrinseca all'essere in quanto tale. Si può pensare che la guerra sia ineluttabile con riferimento alla natura dell'uomo e che quindi è la natura dell'uomo che rende la guerra un portato ineludibile della storia. E si può infine pensare in modo un po' più articolato e complesso che la necessità della guerra si inserisca dentro una struttura, dentro strutture di carattere economico, politico, sociale, culturale, che per quanto non di per sé riferibili alla natura dell'uomo, comunque prospettano un orizzonte di significato all'interno del quale la guerra non può essere evitata. Questo, diciamo così, questa è l'articolazione di una prima opzione filosofica. La seconda, che in effetti penso intuitivamente ci piace di più, è quella per cui la guerra è comunque sempre una possibilità e quindi lo è altrettanto la possibilità della non guerra, e qui evidentemente sono i concetti di scelta e di responsabilità, di ethos per dirla alla greca, che vengono in primo piano. Partendo dalla prima prospettiva, la guerra come destino, destino cosmico o destino che attende sempre la natura umana nei percorsi della storia. Beh, è d'obbligo partire con Eraclito, o Eraclito che dir si voglia, di Efeso, il quale, filosofo antico, già descritto dagli antichi come il filosofo che piange, melancolos, fra i suoi aforismi ci dice che polemos, la guerra, è madre di tutte le cose, di tutte le cose signora e regina. E nella filosofia eraclitea lo sfondo, il quadro, potremmo dire metafisico, è proprio quello di una lotta incessante di contrari rispetto ai quali la sovranità del logos determina equilibrio di prevalenza, ma sempre lotta, cioè nel loro lottare i contrari sono equilibrati dalla misura del logos, quindi nessuno prevale definitivamente sull'altro, ma questo vuol dire anche che il conflitto, la lotta è qualcosa che è radicata nella realtà stessa. In questo senso, appunto, in
gli antichi vedevano in Eraclito il filosofo che piange e d'altra parte in Democrito invece il filosofo che ride, perché la visione eraclitea della realtà è una visione, si è detto, tragica. La tragedia non è un portato dell'uomo, del suo agire, delle sue scelte, ma è qualcosa di radicato nella realtà stessa. Discepoli di Eraclito furono, e di Socrate furono gli stoici, i quali propongono un quadro non esattamente sovrapponibile, ma per certi aspetti analogo. La filosofia degli stoici è la filosofia per eccellenza del fatto e del destino. Il fatto è il destino che però è anche logos, ragione, per cui ogni evento, anche il più apparentemente insignificante, è esito di questa sovranità totale del logos. Quindi tutto ciò che accade, accade per una ragion d'essere suprema e accade per il meglio. Dunque, se noi osserviamo come osserviamo che la realtà umana è segnata da mali, che gli stoici individuano chiaramente come mali, la schiavitù, la malvagità, l'oppressione, la guerra, dobbiamo però pensare, non possiamo comprenderlo, rappresentarcelo, ma dobbiamo pensarlo, che questi mali sono necessari perché possa esistere, possa essere apprezzato il bene. Dunque, non è possibile una realtà priva di questi mali. Se noi togliessimo questa componente che noi giudichiamo malvagia della realtà, toglieremmo per ciò stesso il bene, il merito e la virtù. Dunque, ecco che nella filosofia stoica accade questa cosa apparentemente paradossale, e l'etica stoica veniva riconosciuta nella sua paradossalità fin dall'antichità. Da una parte dobbiamo pensare che il saggio, comprendendo tutto questo, intellettualmente si colloca in una prospettiva ulteriore e superiore. Il saggio non si sente cittadino di una polis piuttosto che di un'altra. Il saggio è, con termine che oggi noi conosciamo bene, cosmopolita, e considera la differenza fra le culture e i popoli un portato di quella malvagità che è propria dell'uomo. E tuttavia il saggio è ugualmente consapevole che se da una parte lo sguardo del saggio vede ovunque la medesima humanitas, dall'altra l'ordine del mondo basato su diseguaglianze, schiavitù, malvagità, crudeltà e guerra, è un ordine che non può essere scalfito proprio perché è perfettamente razionale. E dunque, qualunque posto il destino abbia assegnato al saggio nel mondo, questo posto vedrà il saggio attore di una recita e attore di un copione che, in quanto attribuitogli dal fatto, sarà da diciamo recitare fino in fondo con la massima serietà e scrupolosità. Ecco quindi la ragione di certe pagine. Penso a un Seneca, il quale, rivolgendosi a Lucilio, dice: guarda che gli schiavi sono schiavi giuridicamente parlando, questo è l'ordine mondano, e non può essere, diciamo così, sradicato da un atto di eversione, ma guardali con lo sguardo del saggio, vedrai in loro degli uomini che sono compagni di una medesima vicenda umana. Quindi c'è questa duplicità di sguardo un po' paradossale negli stoici. Da una parte l'ineluttabilità del destino ci deve far comprendere che non ha senso pensare di poter cambiare radicalmente l'ordine del mondo. Non ha senso non solo perché sia impossibile, ma che perché sarebbe anche contrario alla razionalità e al bene che emerge dal male. D'altro canto, però, lo sguardo del saggio sa
in qualche modo trapassare questo ordine e vedere la comune humanitas al di là delle contrapposizioni di popoli, culture ed eserciti. Volevo citare in questa prima rassegna di visioni dell'ineluttabilità della guerra un filone di solito abbastanza trascurato, ma a mio avviso molto importante, una sorta di fiume carsico che attraversa la cultura dell'Occidente senza però essere molto percepito, che traspare in posizioni filosofiche che sembrano storicamente e temporalmente lontane. Mi sto riferendo allo gnosticismo, rispetto al quale gli storici si sono posti diverse domande: è una religione, quando è nata, ma ovviamente questo non ci interessa. Ci interessa quello che gli inglesi chiamerebbero il mood, il sentimento profondo che genera le diverse posizioni gnostiche, che fanno sentire la loro influenza potente anche in certi aspetti del cristianesimo. Nella visione gnostica, ecco, la visione gnostica parte da una acutissima sensibilità rispetto ai mali del mondo. In un mondo segnato, così come è segnato, così profondamente da aspetti terribili, sia dal punto di vista dei mali che ci vengono dalla natura, sia dal punto di vista dei mali che noi provochiamo con la nostra malvagità, e fra questi in primis la guerra, in un mondo del genere com'è possibile pensare che artefice di questo mondo sia un Dio buono? Dobbiamo pensare che questo mondo sia il frutto di una divinità malvagia, trattino ignorante. E dobbiamo pensare peraltro che questa divinità malvagia, trattino ignorante, abbia creato questo mondo nel tentativo, ovviamente infruttuoso, di copiare la vera divinità, quella divinità buona. Dopodiché cosa possiamo fare di fronte a uno scenario del genere? Progettare e pianificare il nostro rifiuto del mondo, il distacco radicale da questo mondo, perché questo mondo per sua natura intrinsecamente è male, e quindi tutti i mali del mondo, guerra in primis, sono semplicemente un portato di un mondo creato secondo la filigrana della malvagità. Ecco, questa visione è così profondamente pessimistica, ma nello stesso tempo però anche orientata a un ideale che potrebbe sembrarci anche un pochino, diciamo, estremo, di liberazione, un ideale davvero di rifiuto radicale e intransigente di questo mondo. Ecco, è un sentimento che possiamo trovare al fondo di filosofie anche molto più vicine a noi, perché adesso con un autentico volo pindarico vorrei planare sull'Ottocento e parlare un pochino di quel filosofo che viene considerato il filosofo per antonomasia del pessimismo, o come dice lui del realismo, Arthur Schopenhauer, il quale, ponendo alla radice di ogni realtà una volontà cupa, cieca, insensata, lacerratrice di sé, individua nel dolore e nel conflitto l'elemento costitutivo di ogni realtà. Ovunque è conflitto nella realtà, nel senso che le diverse specie viventi, ma anche il mondo inorganico, in quanto espressioni, oggettivazioni dell'unica volontà laceratrice di se stessa, si lacerano, confliggono. Che se poi consideriamo la condizione umana, la cosa diventa ancora più tragica e fosca, perché nel caso dell'uomo ogni singolo individuo è espressione e oggettivazione di un'idea della volontà. Dunque, nel caso dell'uomo,
vale che ogni singolo uomo è costitutivamente in conflitto con tutti gli altri uomini, secondo quell'assioma latino ripreso nel 600 anche da Thomas Hobbes, bellum omnium contra omnes, o come anche diceva Hobbes, homo homini lupus. Quindi la naturalità dell'uomo è il conflitto, l'uomo è per natura essere in conflitto con ogni altro essere, dove il conflitto assume una valenza che nel resto della natura non ha, perché nella natura in genere il conflitto è per la sopravvivenza, per le risorse. Nell'uomo il conflitto è anche un conflitto malvagio, cioè è un conflitto originato dal desiderio, dalla cupiditas, dalla brama e dal piacere di arrecare male agli altri. Leggendo le pagine schopenhaueriane dedicate alla guerra, evidentemente emerge come argomentazione forte schopenhaueriana questa. Nella guerra si manifesta, nella sua, diciamo così, limpidezza tragica, la natura dell'uomo, perché poi in definitiva si può dire che la guerra sia scatenata da motivazioni di tipo culturale, politico, economico. Si può anche dire con i francesi c'est la guerre qui fait la guerre, e quindi si può anche parlare di questo, ma in definitiva in ultima istanza è la malvagità irredimibile dell'uomo che fa la guerra. E da questo punto di vista non è che la storia possa determinare alcunché, né nel meglio né nel peggio. Eadem sed aliter, afferma Schopenhauer in riferimento alla storia, cioè se io osservo la storia noto che le cose accadono diversamente, ma sono sempre le stesse. La natura dell'uomo quella è e quella resta, quindi potranno cambiare le armi, potranno cambiare anche i pretesti, le strategie o le tattiche con cui si fa la guerra, ma la guerra resterà una delle dimensioni più rivelanti, epifaniche, potremmo dire, della natura dell'uomo, così come dice Schopenhauer. Se leggiamo Dante ci piace l'inferno e ci annoiano il purgatorio e il paradiso, perché l'inferno è realistico, il purgatorio e il paradiso nella loro rarefazione o mestizia sembrano davvero delle rappresentazioni che appaiono tutto fuorché realistiche. Parlando di Schopenhauer potrei fare un passo indietro e citare l'arcinemico di Schopenhauer, contro cui Schopenhauer si scagliò arrivando all'insulto, che è Hegel. Ora Hegel ci propone una potente filosofia della storia e sicuramente propone una metafisica che appare davvero assolutamente il contrario di quella schopenhaueriana, o meglio, la metafisica di Schopenhauer è quella di Hegel, assolutamente rivoltata nel suo simmetrico contrario. E però le riflessioni hegeliane sulla guerra sono davvero interessanti, anche perché poi sono state riprese non troppo tempo fa da quel tale politologo Fukuyama, che espresse una delle profezie, diciamo, meno felici che siano state formulate negli ultimi decenni, cioè la profezia della fine della storia. Che cos'è la storia per Hegel? La storia è il divenire dialettico, il processo dialettico di sviluppo di una ragione cosmica che fa la storia, ma anche si fa nella storia diventando ragione autocosciente nella cultura dell'uomo. Ma la storia è anche storia dei popoli, perché poi lo spirito si incarna nello spirito dei singoli popoli, e il divenire dialettico della storia non è una marcia tranquilla, trionfale, è mosso, ha come motore
l'immane potenza del negativo, la contraddizione che è l'elemento motore di ogni sviluppo dialettico. Dunque, la storia non è neppure pensabile senza guerre. Alcune frasi di Hegel sulla guerra sono frasi di cui spesso viene offerta citazione. Le pagine senza guerre sono le pagine bianche della storia. La guerra è come il vento che muove le acque e che impedisce che le acque si imputridiscano e quindi che ci sia la morte biologica. E quindi senza la prospettiva della guerra, che secondo Hegel ha sempre alla sua radice il divenire dello spirito, quindi qualcosa che ha a che fare con una ragione cosmica, l'umanità sarebbe riconsegnata alla sua tranquilla, pacifica dimensione animale del paradiso terrestre. L'umanità esce dal parco degli animali quando diventa una umanità in conflitto, perché la guerra non è mai al suo fondo contrapposizione di interessi o men che meno scenario epifanico della malvagità umana. Nella guerra ci sono di mezzo i popoli e quando ci sono di mezzo i popoli ci sono di mezzo momenti dello sviluppo dialettico dello spirito. Se i greci vinsero contro i persiani non è perché fossero tatticamente, militarmente migliori, è perché la civiltà dei greci rappresentava rispetto a quella persiana un momento ulteriore di sviluppo e più ricco di sviluppo nella storia dello spirito. Da qui quell'idea che certo a noi potrebbe sembrare davvero, non so come aggettivarla, non l'aggettivo, per cui chi vince in una contrapposizione bellica vince non in virtù del Kratos ma dell'ethos. Tra parentesi, c'è un grandissimo storico tedesco, Meinecke, che dedica un'opera proprio a questa contrapposizione dialettica fra ethos e kratos, i due momenti in qualche modo della cultura dello spirito, del diritto, del valore, dall'altro la violenza. Ora, chi vince non è il più forte, chi vince è colui che ha una ragione dialetticamente più forte. Del resto, se ci pensate, anche nel nostro modo di parlare è entrata quell'orribile espressione avere ragione di qualcuno, che noi usiamo quando intendiamo dire prevalere su qualcuno, un po' come se chi prevale avesse sempre ragione. Questa è la visione hegeliana della guerra, che ha un corollario. Vi parlavo prima della tesi sulla fine della storia, quando lo spirito avrà completato lo sviluppo dialettico e sarà appunto pienamente spirito, vale a dire ragione autocosciente, la storia finirà e comincerà qualche cosa che è una condizione post-storica, l'affermazione totale della ragione all'interno della cultura umana non solo porterà ad una cultura, ma porterà ad una cultura senza più guerre. Ma allora non parleremo più di storia, parleremo di qualcos'altro, una tesi che ha ispirato, penso, anche l'idea marxiana, anche se poi Marx la esprime a rovescio: la storia finirà, o meglio, comincerà come vera storia quando con il comunismo termineranno le guerre, perché nel riconoscimento radicale della libertà, dell'uguaglianza dell'uomo verrà meno la radice profonda dei conflitti e delle guerre e comincerà qualche cosa di radicalmente nuovo e diverso. Sempre per restare dentro la cultura tedesca, una menzione di Nietzsche ci sta, perché Nietzsche, come è noto, faceva della volontà di potenza la radice ultima di ogni realtà. Ogni realtà non è, come affermava invece Schopenhauer, volontà di vivere, cieca, assurda, insensata, ma è volontà di potenza. E in questa sua visione cosmico-antropologica, Nietzsche, che definì sempre se stesso un profeta inattuale, cioè che viene ancora troppo presto rispetto alle capacità di comprensione dei contemporanei, pone anche questa profezia
la storia futura sarà storia, diventerà grande storia, diventerà storia di potenza. La storia futura sarà segnata da una sorta di dicotomia radicale, da una parte l'Übermensch, colui che va oltre la forma dell'uomo contemporaneo per diventare qualcosa di ulteriore, che libera in tutti i suoi aspetti distruttivi e creativi la volontà di potenza, dall'altro l'uomo che rimarrà schiacciato nella prospettiva del nichilismo reattivo e quindi diventerà qualche cosa di sempre più gregario, servo. Ecco, Nietzsche aveva questa cosa curiosa che quando voleva parlare delle pecore spesso diceva i cinesi, se vivesse oggi sarebbe forse stupito nel constatare che i cinesi in questa grande politica del XXI secolo ci sono e vogliono essere protagonisti, quindi direbbe che un po' si era sbagliato, ma non troppo, in questa profezia di una politica che diventa sempre più grande politica, dove grande politica vuol dire politica sotto il segno della potenza a livello planetario. Nel Novecento, sempre restando dalle parti dei tedeschi, ci sono alcune situazioni un po' più difficili da inquadrare, ma io ci metterei in questa visione, la chiamo semplificando, fatalistica della guerra, anche quel Martin Heidegger che vedeva nella vicenda umana una vicenda che non ha come protagonista l'uomo con le sue scelte, con le sue consapevolezze, ma ha come protagonista l'essere che nella vicenda umana si rivela ma anche si nasconde e apre orizzonti di significato dentro i quali siamo, così come siamo dentro il linguaggio che in qualche modo ci agisce e determina l'orizzonte di quello che possiamo pensare e concepire. Ora, secondo Heidegger, nella storia dell'Occidente, la storia dell'Occidente è la storia di un tramonto, di un crepuscolo sempre più profondo che fa tutt'uno con la perdita della consapevolezza della differenza fra essere ed ente. La nostra cultura è centrata sulla confusione, sull'identificare l'essere come l'ente, e l'ente è ciò di cui con il pensiero, ma anche con l'azione e la manipolazione, posso disporre, qualcosa di cui posso disporre. Dunque, secondo Heidegger, in questa parabola crepuscolare, scienza, tecnologia, manipolazione, distruzione, sono tappe di un percorso che ha una sua intrinseca coerenza, e noi viviamo nel periodo della notte più profonda. Lo smarrimento estremo del senso dell'essere ha come suo portato profondo questa vocazione profondamente distruttiva che appartiene all'anima dell'Occidente, secondo il percorso che vi dicevo. La scienza non è mai neutrale, la tecnologia che è figlia necessaria della scienza non è mai un progetto neutrale, ma è sempre, della sua vocazione profonda, progetto di devastazione. Da questo punto di vista Heidegger fu molto criticato, peraltro, per questo. Rispetto alla Seconda Guerra Mondiale, e rispetto anche al nazismo, che lo vide non troppo chiaro nelle sue posizioni, ebbe a dire che, certo, parliamo della bomba atomica, parliamo dei pesticidi, parliamo dei lager, stiamo parlando di diverse manifestazioni, certo profondamente diverse, di questa vocazione distruttiva. La distruzione è diventata, in questa cupa notte dell'essere nella cultura occidentale, distruzione di massa. A proposito di bombe atomiche, un personaggio curiosissimo che forse non avrete mai sentito, Günther Anders, un personaggio bizzarro, curioso, anche perché il suo cognome nasce da una specie di gioco. Lui in realtà si chiamava Stern, e quando il suo editore disse: guardi, Stern è un cognome troppo comune, scelga qualcosa di diverso,
in tedesco di diverso si dice Anders, quindi lui disse vabbè mi chiamerò di diverso, e Anders appunto. Nonostante questa cosa un po' scherzosa, era un tipo diciamo abbastanza poco sopportabile, non perché fosse di carattere cattivo, ma perché era uno dei pessimisti più pessimisti della storia. A un certo punto anche la sua compagna Hannah Arendt le disse vabbè, ma io ho tanta ammirazione per te, ma non si può vivere con un pessimista 24 ore su 24. Ora, Anders si aggancia un po' a queste riflessioni hegeliane cercando di capire maggiormente il senso di questa notte profonda dell'essere e della tecnologia delle macchine, perché secondo Anders la civiltà delle macchine, che rappresenta l'essenza della contemporaneità, pone l'uomo in una situazione epocale completamente differente, fa diventare l'uomo una specie di Prometeo umiliato, fa nascere nell'uomo l'oscura consapevolezza che le macchine siano meglio, le macchine sono perfette, le macchine sono innocenti, le macchine non peccano. E secondo Anders, il destino ineluttabile di questa nostra civiltà dominata dalle macchine è la distruzione, e in particolare la distruzione atomica. Ecco, non vi vorrei in qualche modo inquietare, ma secondo Anders la bomba atomica la useranno, è lì, e la useranno, ma non per odio. E qui c'è una cosa che aveva detto anche Hegel, anche se Hegel l'aveva detta in senso molto diverso. Oggi l'aggressività umana, la distruzione umana è sempre meno legata all'odio, ma è legata a una condizione sempre più priva di sentimento, priva di umanità, priva di odio. Schiacceranno un bottone, soprattutto non si renderanno neanche conto di quello che faranno. Io trovo molto interessante la riflessione di Anders sul sovraliminare, che è il simmetrico opposto del subliminare. Subliminare è qualcosa che è al di sotto della soglia di percepibilità dell'uomo, c'è, ma io non me ne accorgo perché sta al di sotto di questa soglia. Secondo Anders esiste anche qualche cosa di cui non mi accorgo, non perché sia troppo esile, camuffato, nascosto, piccolo, ma perché è troppo grande, non riesco a rappresentarmelo. La catastrofe è lì, dice Anders, arriverà, ma gli uomini non riescono a rappresentarsela, non riescono a concepirla, non la immaginano proprio, è troppo grande perché se la possano rappresentare. E questo è un tema di straordinario interesse, e ovviamente tutti tifiamo per il fatto che Anders si sia sbagliato, del resto lui è morto 30 anni fa, non può vivere adesso e andare in televisione a dire guardate che ve lo stavo dicendo. Però certo è una riflessione molto profonda, proprio perché è stato forse il primo e ritengo l'unico filosofo che abbia davvero costruito una specie di filosofia della bomba atomica, legandosi anche da profonda amicizia con quell'aviatore americano Heath Wright che sganciò l'atomica su Hiroshima o Hiroshima che dir si voglia, e che ebbe poi dal punto di vista morale e psicologico l'esistenza devastata dalla portata di quanto aveva fatto. Però è arrivato il momento di voltare pagina, nel senso che potremmo anche pensare che la guerra non sia qualcosa di ineluttabile, ma che sia in realtà qualcosa che entra dentro un discorso di humanitas capace di deliberazione, libertà, consapevolezza. E torniamo al mondo antico, torniamo allo scenario ateniese, menzioniamo i grandi, Socrate, Platone, ma prima di parlare di questi due personaggi e per capire meglio queste due figure, parliamo di uno sfondo storico che spesso non viene sottolineato a sufficienza, è fondamentale per capire Socrate e ancor più per capire Platone. Potremmo pensare il Platone che conosciamo senza la guerra del Peloponneso? No. La guerra del Peloponneso, lo ricorderete, dal 431 al 404, è uno scontro
noi diremmo oggi fra due imperialismi, quello spartano legato soprattutto al dominio della terra e quello ateniese legato al dominio del mare, uno scontro non di poca durata, uno scontro che in qualche modo cambia totalmente la storia greca. Dopo la guerra del Peloponneso niente è come prima, voi direte, ma anche lei ci viene a dire queste frasi fatte da talk show televisivo, vabbè, anch'io ho le mie debolezze, niente sarà più come prima. Platone è nato nel 427, vive questa guerra da fanciullo, da ragazzo, da uomo nel suo farsi. Socrate, che è più anziano, 469 è l'anno della nascita, la vive da soldato, partecipa a tre campagne importanti della guerra del Peloponneso, la campagna di Delio, di Potidea, di Anfipoli. Socrate fu un buon soldato, ma prima di parlare di Socrate e di Platone, vorrei parlarvi di Tucidide, uno storico, ma non offenderemo i filosofi se daremo la parola ad uno storico, visto che l'historein dei greci, la capacità di guardare le cose e di raccontarle per quelle che sono, è una lezione ancora oggi validissima e direi di valenza filosofica. Tucidide scrive la guerra del Peloponneso e fra le tante cose che racconta, racconta una vicenda che potremmo forse immaginare di trovare nelle cronache della contemporaneità. Gli ateniesi, che nel loro imperialismo, basato soprattutto sul dominio del mare, avevano fondato e dominavano la Lega Delio Attica, si trovarono a fare i conti con una piccola isola, Melo, che in realtà non aveva nessun particolare significato strategico. Sbarcarono a Melo e dissero: cari abitanti di Melo, dovete aderire alla nostra lega o vi distruggeremo. Ora, gli abitanti di Melo, essendo di colonizzazione dorica e quindi essendo legati storicamente a Sparta, 700 anni prima, erano venuti dalla Laconia i coloni che avevano fondato la città di Melo, dissero: ma perché noi non siamo un popolo bellicoso? Noi vogliamo essere amici di Atene, ma nello stesso tempo non vogliamo rinnegare Sparta, non vogliamo fare un torto a nessuna di queste due grandi città. Perché non ci accogliete come amici? Non possiamo aderire alla vostra Lega, sarebbe un prendere posizione per. Accettateci come amici, cosa vi cambia? Alla fine non saremo noi a decidere le sorti della vostra guerra. La risposta degli ateniesi è veramente da leggere per la sua lucidità, spietatezza, non so che aggettivi usare. I delegati ateniesi rispondono: ma guardate che il problema non è il fatto che noi, c'è che quest'isola conti granché, il problema è che se no, si viene a sapere che noi non siamo riusciti a farvi entrare nella nostra lega e noi perdiamo la nostra carta strategica più importante. La gente deve avere paura di noi, la gente deve pensare che quando arriva Atene le città si piegano. Se si viene a sapere che una città insignificante come la vostra è riuscita a starne fuori, che credibilità, che deterrenza, che temibilità pensate che avremo noi ateniesi? A questo punto gli abitanti dell'isola di Melo cominciano ad appellarsi al concetto di giustizia e agli dèi, ma sarebbe ingiusto, sarebbe una prevaricazione davvero inaccettabile, essere schiacciati da voi che semplicemente siete più forti. E a quel punto la risposta degli ateniesi è terrificante. A voi vi appellate alla giustizia, ma non sapete voi che esiste una legge di giustizia antichissima che non noi ateniesi abbiamo posto, ma che noi rispettiamo, l'abbiamo trovata e semplicemente la rispettiamo. La legge divina per cui è giusto che il più forte prevalga sul più debole. Ma voi minacciate la punizione divina, ma non vi rendete conto che gli dèi rispondono esattamente a questa legge e a questa logica? Non vedete che nelle vicende degli dèi vale esattamente questa cosa e che gli dèi, che sono più forti e più potenti,
rispetto agli uomini, fanno nei confronti degli uomini il bello e il cattivo tempo, proprio perché sono più forti, e voi pensate che gli dèi ci puniranno perché noi, in quanto più forti, facciamo quello che vogliamo? Detto questo, la cosa più terrificante fu quello che accadde dopo, perché gli abitanti della piccola città di Melo dissero: vabbè, però sentite, noi non possiamo tradire la nostra storia, noi combatteremo fino all'ultimo. E quindi gli ateniesi furono costretti ad assediare la città, e l'assedio andò un po' per la lunga. A quel punto, quando Melo cadde, un tale generale stratega, nomen omen, Filocrate, che vuol dire in greco amante del kratos, della violenza, della forza, uccise tutti i ragazzi e gli uomini, bambini e donne furono venduti come schiavi, la città fu rasa al suolo e fu affidata a coloni ateniesi. Questa fu la sorte di Melo, spazzata via dalla storia. Il che potrebbe anche schopenhaueriamente dire che eadem sed aliter, perché certamente gli ateniesi non tiravano cannoni da obici o da pezzi da 125 mm, se no avrebbero fatto anche prima probabilmente. Ma quello che fecero gli ateniesi è che Tucidide racconta in maniera così lucida, così fredda e così terribile proprio nella sua freddezza, mi fa tornare a dire la cosa che dicevo prima: dopo la guerra del Peloponneso niente più come prima. Atene da una parte, l'autorappresentazione, la città della giustizia, la città della cultura, delle arti, versus Sparta, città di guerrieri, guerrafondai, macchine da guerra che non sanno fare altro che la guerra. E questa autorappresentazione comincia un po' a vacillare, anche perché, e Platone lo scrive nella lettera settima, quello che accadde dopo rivelò quanto di oscuro, di velenoso c'era nell'anima ateniese, perché le guerre devastano porti, devastano città, ma devastano soprattutto gli animi. Socrate, agli occhi del giovane Platone, il più giusto degli ateniesi, colui che come soldato fece il suo dovere fino in fondo, giustissimo, amante del sapere, dedicò tutta la sua vita a cercare la verità con grande umiltà. Socrate, che non aveva mai preso parte alle beghe politiche, alle lotte feroci fra il partito filospartano dei 30 tiranni e quello dei democratici, Socrate fu messo a morte. Il più giusto degli ateniesi messo a morte. A questo punto la riflessione di Platone diventa: come è potuto accadere qualcosa di simile? La Repubblica platonica è tutta una risposta a questo interrogativo, dove Socrate viene presentato come personaggio che poi in realtà espone le posizioni filosofiche di Platone anche sulla guerra. Ma qui la domanda diventa, e proprio ad opera del fratello di Platone: ma è possibile che nella realtà umana esista qualcosa come il valore e la giustizia, o è tutta una finzione? Nel primo libro della Repubblica, come personaggio c'è un tale Trasimaco che sembra proprio essere l'incarnazione filosofica e un sofista della posizione che vi ho raccontato prima. Il tema è quello della giustizia, e Trasimaco definisce la giustizia o tu kratonos syntheron, l'utile del più forte. Questa è la giustizia, al di là di tutte le ipocrisie umane. Se vogliamo davvero dire le cose come sono e non come vorremmo che fossero, o come sono ai nostri occhi di anime belle, la giustizia è quella cosa lì. Una volta che Socrate si è liberato dialetticamente di Trasimaco, facendolo anche andare in escandescenze, perché poi la situazione del primo libro della Repubblica, se la leggi, è sempre un po' un talk show, dove a un certo punto Trasimaco perde letteralmente le staffe e dice a Socrate: fai proprio schifo. Quindi quando vedete i talk show non pensate che siano solamente un dato della contemporaneità maleducata, ma anche i greci, quando discutevano, a volte trascendevano. Nel secondo libro della Repubblica, dove veramente poi si comincia a fare sul serio, è proprio il fratello di Platone che Platone mette come personaggio della Repubblica, Glaucone,
a dire: guarda Socrate, con Trasimaco hai avuto vita facile, ma adesso la sfida te la pongo io e ti dico quello che la gente pensa veramente della giustizia. Ti racconto la storia di un tale Gigi, un pastore che trova un anello che rende invisibili, Tolkien non era ancora nato, ne approfitta per prendere il trono della Lidia, commettendo ogni tipo di ingiustizia. Ti racconto la parabola dell'uomo giusto. Vuoi sapere come va a finire con l'uomo giusto? Metti che ci sia un uomo giusto, dice Glaucone, che però non riesce a mostrare la sua giustizia e sembra agli occhi degli altri ingiusto. E metti che ci sia un uomo, ma davvero ingiusto, davvero malvagio, che però ha l'abilità di sembrare giusto. Vediamo un po' come va a finire. Va a finire che l'uomo ingiusto che sembra giusto avrà ogni onore, avrà affermazione, avrà applauso. L'altro lo manderanno a morte nella forma più vergognosa. E allora anche qui, se mi dite che le riflessioni sull'essere e l'apparire sono un frutto dei nostri tempi, vi dico non è vero, leggete il secondo libro della Repubblica. E allora dice Glaucone, caro Socrate, in realtà poi Platone, adesso dimostrami che la giustizia sia qualcosa. Perché la gente crede che alla fine la giustizia è solo il modo, una specie di compromesso per cui io non posso fare quello che vogliono, se no gli altri mi sanzionano e mi bastonano, e d'altro canto voglio vivere in un mondo in cui la gente sia tenuta a freno nei suoi egoismi. Quindi la giustizia è solo un compromesso, solo un calcolo, solo un bilanciamento di interessi e di strategie di potere. Se tu mi dimostri che la giustizia è qualcosa di ulteriore, bene, io sono molto contento che sia così, ma tieni conto che dovrei essere molto bravo a farlo, perché nessuno ci crede. Tutti pensano che alla fine ci sia sempre un sinferon, un utile, un interesse, anzi una lotta di interessi. A questo punto Platone costruisce un eidos, un ideale di città perfetta, non ve la sto a raccontare, è molto interessante però che la risposta socratico-platonica si basi su una antropologia molto interessante. Le tre anime, che forse di cui vi ricorderete di aver sentito parlare quando avete fatto filosofia a scuola: l'anima concupiscibile, epizimoticon, vuol dire l'anima non solo legata al godimento, all'edonismo, e l'anima che brama il possesso, l'anima rapace, l'anima che porta a prevaricare sugli altri per avere, per possedere. Tsimoides, lo tsimos, l'anima animosa, come si legge con un termine un po' ridicolo sui manuali. E l'anima della fierezza, del coraggio, l'anima che combatte, combatte per qualcosa che non è l'interesse. Qualcosa di ideale, magari riferito a se stesso, l'onore, l'orgoglio, la fierezza, ma può essere anche un ideale che riguarda, che si estende al proprio popolo, e quindi è l'anima di chi è disposto a combattere per ciò per cui vale combattere al di là di ogni interesse. Questo è lo tsimos, questa è l'anima tsimoeides, e certo non può mancare per un filosofo l'anima che aspira alla conoscenza e alla verità. Se noi riusciamo a fondare una città nella quale l'alleanza fra aspirazione al sapere e coraggio, sdegno, volontà di combattere per ciò che vale determini il tenere a freno l'anima rapace, avremo realizzato la città giusta, dove i filosofi governano, i guerrieri, espressione dello tsimos, sorvegliano, e i produttori producono. La guerra, cosa farà questa città rispetto alla guerra? Beh, Platone ovviamente dice che una città del genere non vorrà proprio fare nessuna guerra, perché la guerra è comunque sempre mossa dal desiderio, dall'epizimein, o come diceva Socrate, dal pleonectein, volere avere di più. E dunque in questa città giusta l'epizimeticon, la parte desiderante, rapace, verrà tenuta a freno dalla fierezza e dalla conoscenza,
E questa città non vorrà proprio fare nessuna guerra perché sarà una città contenta di quello che ha, una città autarchica, una città che vive con uno stile austero, vive dell'essenziale senza il superfluo. Ma si dice, e se poi ti attaccano? Beh, se poi ti attaccano ti difendi, ma una città del genere non avrà nessuna particolare attrattiva, non sarà una città ricca. Cosa l'attaccano a fare? Cosa attacchi a fare una città del genere? Una città fatta di persone determinate a morire per convinzione e non solo per costrizione o interesse. Una città essenziale, una città che non potrai depredare, cosa la attacchi a fare? Ecco, questa è la parola platonica molto interessante sulla possibilità della pace, forse utopistica, perché si dice che la Repubblica Platonica sia un'utopia, ma come dice Platone nella lettera settima, anche nella lettera settima, le sciagure per gli uomini avranno fine solo quando l'azione degli uomini sarà illuminata dalla conoscenza della verità e della giustizia intesa come realtà, come valore, non solo come calcolo, composizione, risultanza di un gioco di forze. Questa è la parola platonica. Davvero interessante, secondo me condiziona fortemente anche la tradizione cristiana perché, cito Sant'Agostino molto en passant, anche perché la sua vita è anche per lui una vita segnata non tanto da una guerra, ma da un'invasione. Quando Agostino muore nella sua Ippona, muore mentre la città attraversa forse il momento più difficile della sua storia, viene assediata da quel popolo di origine germanica passato alla storia per essere piuttosto di mano pesante sui saccheggi e sulle distruzioni. Stiamo parlando dei Vandali che hanno regalato anche alla lingua italiana un sostantivo molto noto, e quindi Agostino muore avendo davanti agli occhi l'accampamento dei Vandali che erano arrivati nel Nord Africa passando per la Spagna. La riflessione agostiniana, che poi segnerà profondamente la teologia cristiana, muove da questo assioma di fondo: il potere remota iustitia, cioè se tu togli dal potere la giustizia, hai il latrocinium, hai semplicemente la rapina, e io vorrei esprimermi con termini un po' più noti a noi, hai il gangsterismo, perché queste categorie, gangster, malvivente, sono categorie che i politologi non amano, ma mi piace pensare con alcuni esponenti della scuola di Francoforte che quando leggi certe situazioni dittatoriali, forse applica un po' queste categorie, il gangster, la mafia, quello a volte sono, ma tornando a Sant'Agostino, l'idea è che l'espressione, ogni espressione di potere è con giustizia o senza giustizia. Se togli la giustizia hai semplicemente il latrocinium, cioè semplicemente l'attività predatoria dell'uomo sull'uomo. E quindi i regni, come lui dice, l'espressione del potere con giustizia, sono qualcosa che, data la natura dell'uomo, è ineluttabile. Non si può pensare a una condizione umana senza potere e anche senza potere coercitivo. Regnum, imperium, potere di coercizione dell'uomo sull'uomo sono un portato necessario della storia umana, stante il peccato originale, ma mettiamoci la giustizia. E attenzione, magari voi penserete, ecco perché dopo viene fuori quella storia della guerra giusta, oggi si parla molto di guerra giusta. Vorrei dirvi però, dalla filosofia portate via certe abitudini mentali, perché le parole ci ingannano. Cosa vuol dire guerra giusta? Non vuol dire solo una guerra che si fa per motivi giusti, ma vuol dire anche una guerra che si fa in modo giusto, decente e umano. Per cui, siccome adesso è un po' di moda dire ma basta con questa storia della guerra giusta, adesso bisogna elaborare nuove categorie teologiche o cose così, io prima di buttarla via questa categoria, non solo per, diciamo, affezione verso Sant'Agostino, ci penserei un attimo, perché da Sant'Agostino a Papa Giovanni XXIII, così parliamo di un Papa che non è troppo in linea d'aria distante da Sondrio nelle sue origini, l'idea del nulla pax sine iustitia fa
fructum justitiae pax, questo connubio profondo fra pace e giustizia è un connubio, direi, interessante. Ma devo andare un po' spedito perché per la prima volta sto sforando, ma davvero ho bisogno di sforare, perché qualche riflessione ancora ve la voglio proporre. Trasvolando sull'illuminismo, il pensiero illuministico, sto pensando a Voltaire, ci presenta una visione della guerra molto poco metafisica e molto molto umana. Nel Candido di Voltaire, quando Candido viene cacciato a pedate dal castello nel quale ha vissuto pensando di essere nel migliore dei mondi possibili, viene buttato nella tragedia del mondo e una delle prime brutture a cui è costretto ad assistere rimanendone scioccato è quella della guerra, che Voltaire racconta con toni molto lucidi e sarcastici come guerra che corrisponde semplicemente a interessi dei potenti che mandano a morire e massacrano i loro soldati, tranne poi trovarsi alla fine della battaglia insieme, brindiamo, facciamo insieme un ricevimento, perché noi siamo comunque, al di là del fatto che siamo avversari, siamo comunque elite. Questa è un'immagine abbastanza diffusa della guerra. Ma tagliando corto sull'illuminismo, ma restando nell'illuminismo, vorrei parlarvi di Kant, perché Kant ha scritto una straordinaria opera che dovete leggere come compito a casa, non potrò mai verificarlo se l'avete fatto, Per la pace perpetua. Opera straordinaria, lucida, interessante, ancorché discutibile, forse per certi aspetti un po' ingenua, nella quale Kant afferma che la pace perpetua è una possibilità. Ancorché, afferma Kant, sembra esserci nella natura umana un'inclinazione così forte a fare la guerra, però noi dobbiamo guardare la natura umana a partire non dall'essere ma dal dover essere. La pace è un imperativo categorico e dunque, se tu devi, puoi. E come pensare però alla possibilità concreta di una pace perpetua? Di qui una serie di indicazioni molto interessanti. Ad esempio, l'idea che si costituisca un diritto internazionale che prima ancora che arrivare alla pace perpetua cominci a dettare delle regole, per esempio che se si deve fare la guerra, però esistono dei limiti oltre i quali non si può andare, esistono modi e modi per fare la guerra ed è un imperativo categorico che quando la guerra si fa venga fatta all'insegna della correttezza, cioè esiste anche un modo morale per fare la guerra. Questo lo dico perché alla fine poi in questo periodo il refrain è un po' ma la guerra è sempre brutta, è sempre uno schifo, cioè sì e no, c'è modo e modo. Da quelle parti sono passati anche gli alpini e non erano certo dalla parte del giusto, visto che erano invasori, ma vengono ricordati come soldati galantuomini. Io sono orgoglioso di appartenere a una terra, una civitas, non lo so, che ha espresso questa cultura del fare la guerra. Punto, finisco qui. Quindi quest'idea molto interessante, kantiana, cominciamo col mettere alcuni punti fermi sul modo di fare la guerra, sul modo di fare il trattato di pace, sull'onestà, sulla lealtà, che deve diventare una componente della politica. Prima di dirvi alcune cose spicciole, vorrei dirvi la cosa più, forse più difficile da interpretare del pensiero kantiano, perché in quell'opera ci sono due frasi che rappresentano un po' l'aspetto interpretativo meno chiaro, perché Kant dice due cose. Innanzitutto, che dal punto di vista empirico non possiamo dire che cioè non possiamo dimostrare che l'onestà sia la migliore politica. Forse un certo modo di concepire la politica ci direbbe il contrario. Se sei troppo onesto in politica, perdi. Forse l'essere è questo, l'essere delle vicende umane è questo, indecifrabile, indecidibile. Ma dal punto di vista del dover essere, dovrò pur sempre dire che se non posso dimostrare che l'onestà è la migliore politica, dovrò pur sempre dire che l'onestà è migliore di ogni politica, cioè che esiste una dimensione del dover essere che travalica il puro calcolo di interessi. E quindi contro quelli che diranno, perché poi lo dicono dopo, von Clausewitz, altro must, non possiamo farci mancare von Clausewitz, la guerra è la politica proseguita con altri mezzi.
Kant direbbe no. Cioè, la politica non è l'ultima parola, non deve essere l'ultima parola, non deve, è spesso l'ultima parola, ma non deve esserlo. L'essere umano è tale perché ha questo margine di idealità, questo margine di dover essere che magari noi, a cui non attingeremo mai pienamente, che non raggiungeremo mai pienamente, ma di cui siamo consapevoli. Ecco perché Jaspers metteva Platone e Kant, li considerava i due massimi esponenti delle filosofie che credono nella libertà, ancorché spesso potremmo dire ci dicono delle cose che etichettiamo come utopistiche, per esempio quello che dice Kant, andiamo verso la federazione mondiale, certo, perché in effetti se vuoi risolvere alla radice il problema dovresti fare in modo che il concetto di sovranità nazionale venga superato, se no non ne vieni fuori. Dovresti parlare anche di un regime repubblicano in cui il popolo possa dire la sua, e Kant, bontà sua, ingenuità sua, pensa che se i popoli potessero decidere la guerra non la farebbero, visto che è nell'interesse dei potenti più che dei popoli. Stabiliamo nel diritto internazionale l'idea che nessuno debba essere straniero in nessun paese, questi sono i tre articoli in cui Kant crede, ma dovendo rispettare la tirannia del tempo, volo sul Novecento, dove davvero ci sono cose interessanti, cercherò di dirle con la massima concisione. Tanto per uscire un po' magari dallo scontato, vorrei raccontarvi di uno scambio epistolare fra Einstein e Freud, 1932, centrato proprio sul problema della guerra. La Società delle Nazioni incaricò Einstein, che era da diversi anni l'astro più luminoso nel firmamento della scienza mondiale, di instaurare una sorta di dibattito con un'altra personalità a sua scelta sul tema della pace. Einstein, che avendo scritto lui E uguale a mc al quadrato, sapeva molto bene dove questa cosa sarebbe andata a finire, l'equazione fra energia e massa moltiplicata per il quadrato della velocità della luce vuol dire annichilando una piccolissima parte di materia tuai la liberazione di un'enorme quantità di energia, questa diventerà un'arma, Einstein ce l'aveva chiaro in testa e diventò un'arma, la bomba atomica. Scrisse a Freud, scelse di scrivere a Freud e disse: caro Freud, guardi, io scrivo a lei perché lei conosce molto bene il mistero della psiche umana. Per come la vedo io, dice Einstein, purtroppo il problema della pace è di difficile soluzione, il problema della guerra è di difficile soluzione per tanti motivi. Perché in effetti la guerra è sempre nell'interesse dei potenti, i popoli dovrebbero in qualche modo opporsi alla guerra, ma, dice Einstein molto lucidamente, se i popoli sono manipolati dalle scuole, dalla cultura, dalle chiese, dai mass media, allora anche i popoli perdono di vista questa lucida consapevolezza della insensatezza della guerra. E allora, caro Freud, mi spieghi lei com'è possibile che gli uomini si lasciano così facilmente manipolare e quindi perdano di vista il bene supremo della pace e siano così facilmente indottrinabili, manipolabili e persuasi nella bontà della guerra. Certo, Einstein aveva presente non la seconda guerra mondiale che era ancora di là da venire, ma la prima, con quello che poi è stato chiamato da Benda con straordinaria espressione il tradimento dei chierici. E ne fai di cultura, ma quando si tratta della guerra e della pace, gli intellettuali, scusate la volgarità, calano un po' le brache, non è che il tradimento dei chierici, splendida espressione. Allora Einstein, avendo presente questo, passa la palla a Freud, il quale risponde: caro Einstein, mi pone un quesito oltremodo difficile, perché se noi vogliamo vedere alla realtà della psiche umana, cosa dobbiamo essere, ottimisti o pessimisti? Potremmo usare quell'espressione che spesso usiamo, pessimismo della ragione, ottimismo della volontà, perché purtroppo, afferma Freud, dalle mie ricerche sulla psiche umana sono arrivato alla conclusione, per me certissima,
del dualismo pulsionale intrinseco nella psiche umana, eros, thanatos, pulsioni di vita costruttive, pulsioni di morte distruttive. Un dualismo che è complicato perché non si tratta di due poli antitetici, si tratta di due pulsioni che si mischiano. Questo è l'aspetto più tragico. Perché se fossero il bianco e il nero, potremmo pensare di far leva sul bianco per sconfiggere il nero. No, signori, c'è dell'eros in Thanatos, c'è del Thanatos in eros, in parole semplici. Nella pulsione erotica c'è distruzione, noi possiamo pensare all'eros anche in termini aggressivi, distruttivi, così come c'è anche una voluttà, quindi un aspetto erotico nel distruggere. La cosa è complicata anziché no. A quel punto Freud, che gli sembra forse brutto, a cui sembra brutto chiudere con una nota così sconfortante, finisce la sua lettera con una tirata, perché è proprio una tirata retorica, però della guerra siamo proprio stufi, ma se siamo persone civili dobbiamo dire che proprio la guerra ci disgusta, dobbiamo proprio dire che dobbiamo in qualche modo impegnarci perché questo mondo pulsionale venga tenuto a freno, venga inibito, venga controllato. Non sarà facile, ma è un nostro dovere, una nostra possibilità. Tenete conto che Freud la guerra la conosceva non perché avesse combattuto, ma perché aveva avuto a che fare, aveva avuto durante la Prima Guerra Mondiale l'incarico di vagliare, esaminare i casi di quei soldati che non si sa bene se davvero o per simulazione manifestavano dei sintomi gravissimi e quindi ci si domandava se dovessero essere esonerati dal combattere. Oggi noi diremmo sindrome post-traumatica da stress. Freud vide che quei soldati non erano simulatori. Se tu stai sotto un bombardamento, i sintomi psichici gravi che sviluppi sono davvero invalidanti, e quindi Freud si rese conto che la guerra non colpisce profondamente solo il corpo che viene letteralmente sventrato e macellato, ma colpisce la psiche con ferite che non si rimarginano. Due pillole per concludere, tre, però poi dopo smetto. Vabbè, Bertrand Russell non possiamo non citarlo, perché forse il filosofo più legato a un'idea di non violenza estrema, pagò, venne messo in carcere, scrisse un'opera perché gli uomini fanno la guerra, considerato il padre dell'obiezione di coscienza. Può essere interessante perché lui immagina la non violenza come resistenza attiva alla guerra, cioè mette in atto una specie di esperimento mentale, più o meno costruito così. Immaginate, lui dice, che i tedeschi vogliono invadere l'Inghilterra. Siamo nel 1915, quindi in realtà non è un immaginate, è una situazione anche... Allora, perché non glielo lasciamo fare? Perché non disarmiamo? Che vengano e provino a gestire l'Inghilterra come dominatori. Noi gli facciamo una resistenza passiva, gli mettiamo sabbia in tutti gli ingranaggi in cui possiamo metterla. Lo dovranno pure amministrare un paese. Proviamo a vedere come amministrano un paese di persone che sono risolute a resistere passivamente. Russell dice, molto verosimilmente si rendono conto che non lo possono fare. Quindi poi ovviamente lascio a voi giudicare se la prospettiva russelliana sia verosimile o inverosimile, però getta le coordinate di quel pensiero che viene oggi chiamato non violento. Poi ovviamente non possiamo non menzionare anche Gandhi, da differenziare magari dal termine pacifismo, che invece sembra essere di diversa accezione. Cioè, come dire, è possibile resistere, e forse anche più efficace resistere, a volte si dice passivamente, ma meglio dire attivamente senza violenza. Cioè io resisto attivamente senza violenza. Del resto, volete che un professore non creda a questo? Quante volte le classi resistono attivamente senza violenza alle lezioni del professore? Alla fine chi pensate che l'abbia vinta? Alla fine vincono loro. Però la guerra è una situazione molto più tragica. Seconda pillola. Io ho un Popper ce lo metterei, soprattutto il Popper che sottolinea
che la chiave di volta del problema della guerra è la democrazia. Due democrazie non si sono mai fatte la guerra. Storicamente parlando è vero, ma, ammonisce Popper, che siano democrazie vere. Per la democrazia vale il bianco e il nero, non è che ci sono zone grigie. Non esistono le democrature, il neologismo invalso nell'uso. Quindi se una democrazia è una vera democrazia, cioè un regime fondato non sul kratos del demos, come suggerirebbe fallacemente il termine, ma sul profondo senso del limite del potere. Ogni potere deve essere pensato come potere che ha un limite, intrinseco ed estrinseco. Ecco, una democrazia siffatta costituisce, diciamo, la soluzione del rebus della guerra, cioè la promozione delle democrazie, ovviamente promozione fatta magari possibilmente senza bombe, diventa la quadratura del cerchio. L'ultima parola la dedico a Sartre, perché secondo me ci dice una cosa su cui dovremmo riflettere. Sartre, forse il massimo esponente dell'esistenzialismo novecentesco, l'esistenzialismo, quella corrente filosofica così centrata sul concetto di esistenza che precede l'essenza, noi siamo quello che scegliamo di essere. Esiste l'essenza umana buona, malvagia? No, che senso ha parlare di un'essenza umana? L'uomo è ciò che sceglie di essere, e questo vale in tutte le espressioni della condizione umana, compresa la guerra. La guerra è qualcosa che dipende dalla scelta non dei potenti, ma di tutti. Sartre stesso ebbe a che fare con la guerra. Col regime di occupazione nazista, fiancheggiò, anche se un po' lateralmente, la resistenza partigiana, ma soprattutto è famoso per quella presa di posizione molto dura. Sei nel mezzo di una guerra, non dire ma io questa guerra non la volevo mica, ma io le guerre non le voglio. La guerra dipende anche dalle tue scelte, tu sei interpellato, tu puoi e devi scegliere. E la guerra sarà anche, nel suo farsi o nel suo disfarsi, frutto della tua scelta. Perché se tu questa guerra non la vuoi, quando ti chiamano a fare il soldato puoi anche disertare. E se proprio non puoi fare altro, puoi suicidarti. Lo facevano anche gli stoici quando erano nella condizione di non poter più assolvere i loro doveri, quando la loro stessa esistenza veniva avvertita come ingiusta. Parole forti, forse. Ma parole che hanno quantomeno il pregio di invitarci a smettere di pensare che sono sempre i potenti che fanno e disfano, una qualche responsabilità anche ai popoli e ai singoli, proprio singoli, singoli, non la vogliamo dare, non vogliamo pensare che per la guerra vale un po' anche per quello che vale per l'ecologia o per un sacco di problemi, che quello che facciamo o non facciamo è una piccola assunzione o non assunzione di responsabilità che ci interpella in prima persona. Chiedo scusa per aver sforato in maniera davvero